Presidente, si è conclusa finalmente questa due giorni che è riuscita benissimo, è stata molto faticosa da organizzare, ma c'è grandissima soddisfazione. Sì, un'enorme soddisfazione. Sono ormai 6-7 mesi che siamo in ballo per questo tipo di manifestazione e siamo arrivati ad avere dei complimenti grandissimi sia dagli atleti che dalla giuria internazionale, dall'UCI, dall'amministrazione. Un po' di pecche ci sono state anche quest'anno, ma sono proprio minime. Devo ringraziare tutti perché è una soddisfazione. Abbiamo avuto il maggior numero di partecipanti, circa 183 partenti, che non è mai successo in tutta la storia di questo tipo di manifestazione. Abbiamo avuto i complimenti dell'Argentina che ha scelto le nostre manifestazioni per quest'anno e nessun'altra, a parte la selezione delle panamericane. Gli spagnoli che hanno deciso di venire giù, stanno su 15 giorni, quindi ritroveremo anche la settimana prossima a Brescia. I finlandesi, gli stranieri sono tutti veramente contenti. Io devo dare un ringraziamento speciale alla squadra, all'Avispedale Veronese, che ha dato il massimo per poter organizzare. E tutti i volontari presenti, perché sono stati circa 80 volontari presenti, sia tra il circuito che il mangiare. Quindi devo dare un grandissimo ringraziamento a tutti. Ormai siamo arrivati alla terza edizione, è sicuramente una manifestazione che è sempre in crescita. Sì, siamo partiti il primo anno nel 2011 in sordina, non sapendo meno male a cosa andavamo incontro. Abbiamo avuto 110 partecipanti, allora era già un successo perché prima edizione, dopo c'è stata la pausa del 2012 per le Olimpiadi, 2013 abbiamo fatto i campionati italiani e l'anno scorso abbiamo voluto riproporla questa manifestazione. E già l'anno scorso abbiamo avuto il record mondiale perché erano 157 partenti. E questo vuol dire che l'organizzazione viene compresa dagli atleti ed è un ringraziamento che ci danno noi.